Ben ritrovati con la rubrica con il sindaco di Rieti Simone Petrangeli, sindaco online. Eccoci in questa tranche del giovedì e io vorrei parlare con il sindaco ripartendo da quello che abbiamo detto martedì scorso. Abbiamo parlato di Sogea e questa volta vorrei parlare di ASM. Sì. C'è stata ASM sta in situazione di proroga dei sì, contratti, dei servizi. Cosa prevede per il futuro e cosa succederà nei prossimi mesi, perché qualcosa dovrà succedere. Assolutamente, immagino. Noi stiamo lavorando alacremente per continuare nella politica di risanamento dell'azienda, è un po' quello che abbiamo fatto dentro il comune, lo stiamo facendo anche dentro l'azienda grazie al nuovo consiglio di amministrazione con risultati egregi. Dal punto di vista dell'affidamento dei servizi vogliamo rientrare in possesso, riappropriarci dei servizi pubblici, igiene urbana e trasporto pubblico locale, al di là dell'ipotesi ad oggi remota di un'intesa con il socio privato, vogliamo lavorare affinché si possa continuare la gestione virtuosa che è iniziata qualche mese fa grazie al nuovo consiglio di amministrazione. Vogliamo puntare a una gestione diretta dei servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico locale, mantenendo però il controllo anche delle attività commerciali, ossia delle farmacie, della gestione degli impianti e la gestione degli immobili. Purtroppo ASM ha subito nel corso degli anni, a partire dal 2005, una privatizzazione anomala, perché è stato accolto dentro la società un privato che non ha compiti operativi e che quindi non è prevista la sua fuoriuscita alla fine del contratto di servizio. Non è stata fatta all'epoca una gara a doppio oggetto come prescriveva la legge, quindi abbiamo la presenza di un privato che in qualche modo, non dando un contributo in termini operativi, continua a rimanere all'interno della compagine societaria nonostante i contratti di servizio siano scaduti. Noi abbiamo portato avanti in questi mesi una trattativa con il privato che purtroppo non è andata a buon fine. Nonostante questo, siamo convinti che la strada tracciata sia quella giusta, ossia gestione diretta dei servizi pubblici e gestione attraverso ASM delle attività commerciali. Pensiamo che questo sia un obiettivo alla portata e vogliamo raggiungerlo nel più breve tempo possibile. Al di là di questo, continua il percorso di riorganizzazione dell'azienda. Adesso partirà la raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di Vazia e della zona industriale e poi entro la fine dell'anno allargheremo a tutta la città. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e vogliamo portarlo avanti, al di là delle formule societarie, al di là dei tempi, degli affidamenti appunto temporanei o definitivi. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino adesso, ossia con un lento ma progressivo cambiamento di un'azienda che rappresenta un patrimonio della città, dove lavorano oltre 200 persone e che può essere davvero il valore aggiunto per rendere questa città migliore. Siamo contenti di quello che stanno facendo i nuovi amministratori e vogliamo continuare ad agevolare la loro attività facendo in modo che il comune sia sempre di più al fianco dell'azienda. Bene, cambiamo decisamente discorso. Io vorrei tornare al fine settimana scorso. Sì. Un fine settimana importante e bellissimo per Rieti, un po' meno per gli appassionati di calcio, però vabbè, quello è un altro discorso. A parte scherzi, c'è stata la manifestazione Finger Food e c'è stata anche la Notte Bianca. Grande successo di pubblico e di critica anche. Ma è stato un fine settimana straordinario, probabilmente non era mai successo, anzi sicuramente Rieti non aveva mai vissuto un fine settimana come quello che abbiamo vissuto noi qualche giorno fa. C'è stato il Festival del Cibo di Strada che dal venerdì alla domenica ha coinvolto il centro storico. Ci sono stati i campionati italiani assoluti paralimpici, dove tra l'altro sono stati raggiunti importanti record nazionali in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Abbiamo avuto il Rieti Danza Estate, la quarta edizione, che ha raccolto un successo straordinario in termini di pubblico e di partecipazione di ballerini e ballerine. Abbiamo avuto la Notte Bianca il 2 luglio con i negozi aperti fino a notte fonda e poi c'è stato il venerdì 1 luglio anche una manifestazione di gruppi musicali emergenti nel quartiere del Borgo e in particolar modo a Piazza Migliorini. Quindi davvero una città piena di vitalità, piena di eventi e di manifestazioni che hanno raccolto decine di migliaia di persone, ma soprattutto tanti turisti, perché noi abbiamo fatto un giro negli alberghi, era tutto pieno, tutti gli alberghi hanno fatto sold out, non c'era un posto per dormire nel fine settimana scorso. Questo è un elemento di riconoscimento per l'attività svolta dall'amministrazione, che sta lavorando molto per far uscire Rieti dai confini locali. Crediamo che il marketing territoriale sia il segreto di una buona amministrazione che voglia farsi conoscere al di fuori dei confini consueti. Questo è quello che stiamo facendo, perché davvero
i fine settimana estivi della nostra città ormai iniziano ad essere conosciuti un po' in tutta Italia. In occasione della Notte Bianca abbiamo avuto modo di incontrare tantissime persone che sono venute da fuori, da Roma, dall'Aquila, da Terni, dai paesi circostanti. Questo è quello che vogliamo continuare a fare, per questo io ho fatto la proposta di far diventare tutti i fine settimana estivi delle notti bianche. È alla portata questo obiettivo perché luglio e agosto potrebbero essere dei mesi dedicati a questo. Sappiamo che ci sono tante manifestazioni lungo i mesi estivi, penso a Rieti Cuore Piccante, penso al Rick Festival che quest'anno si farà nei primi giorni di settembre, penso a una vitalità che negli ultimi anni ha caratterizzato la nostra città, soprattutto dal punto di vista delle iniziative culturali. Sappiamo bene le potenzialità che ha questa città e credo che insomma sia un momento importante perché anche da qui si riparte per rilanciare l'economia del territorio. Quindi continuiamo così, grande collaborazione con le associazioni di categoria, con i commercianti, con le associazioni culturali. Il centro storico è davvero un brulicare di iniziative, di manifestazioni e di eventi e con la bella stagione è ancora più bello vivere una città che sta cambiando volto e non solo perché abbiamo rifatto le piazze del centro storico, ma perché c'è una vitalità assolutamente nuova e una voglia di fare che è necessaria se vogliamo tutti insieme uscire da questa situazione di crisi che purtroppo coinvolge il nostro paese da troppo tempo. Grande attenzione per il centro storico, ma attenzione anche per le cosiddette periferie. Sì, Parlare periferia a Rieti potrebbe essere pure po' un po' eccessivo. eccessivo. Però nei giorni scorsi è stato riaperto il cantiere del Il contratto di contratto di quartiere sì. di Villaredina. Scusatemi, veniva un gioco Sì, di parole. un'importantissima iniziativa che dopo 12 anni finalmente si prepara ad essere conclusa perché ci sono stati contenziosi, ci sono stati intoppi burocratici, ci sono stati ritardi. Noi finalmente abbiamo riannodato i fili insieme alla struttura e i lavori sono ripartiti. L'obiettivo è quello di terminarli entro la fine dell'anno, 2 milioni di euro di investimento che riguarderà i sottoservizi del quartiere, l'asfaltatura di tutte le strade della parte vecchia del quartiere di Villa Aratina, una nuova illuminazione pubblica a LED, una pista ciclabile che porterà i cittadini residenti da Via Melotti fino all'area della sorgente del Cantaro, quindi alle spalle del centro commerciale Gubbi, e poi una nuova piazza pedonale in Via Mitrotti di fronte al centro sociale anziani. Questo è il primo lotto di un contratto di quartiere composto da tre lotti. Naturalmente siamo molto decisi a portare a termine questi lavori che hanno subito purtroppo troppe interruzioni nel tempo, sarà davvero un grande intervento a favore di un quartiere storico come quello di Villa Aratina che aspettava da anni un intervento del genere. Quindi stiamo monitorando quotidianamente le attività dell'impresa. Finalmente abbiamo modo di interloquire con un'impresa seria, quindi siamo convinti che per la fine dell'anno si potrà festeggiare insieme ai residenti di Villa Aratina un quartiere completamente rinnovato. Bene, manca poco più di un minuto, lo vorrei riservare un altro, ha parlato di un intervento storico, un'altra questione storica di Rieti, il Terminillo. Sì. In Ci sono state novità negli ultimi questi giorni? giorni stiamo chiudendo la ridefinizione, del progetto di comprensorio che dovrà essere presentato alla Regione Lazio. Come sappiamo bene, il primo progetto ha ottenuto, la gran parte, dei nulla osta, eccetto uno, e quindi è tornato sul territorio per le necessarie modifiche. Stiamo lavorando con i comuni, coinvolti e la provincia affinché finalmente questo progetto possa ottenere tutti i nulla osta, anche quello, del cosiddetto, impatto Da ambientale, finca. incidenza ambientale. Ci sono le condizioni affinché questo avvenga. Naturalmente dobbiamo tutti essere consapevoli che dobbiamo far diventare il progetto più compatibile con la tutela ambientale, come la Regione Lazio ci ha indicato. C'è l'intenzione da parte di tutti di farlo. Naturalmente alcuni comuni dovranno fare dei sacrifici perché l'obiettivo è comune, l'obiettivo è quello davvero di avere gli strumenti per il rilancio dell'impiantistica sciistica sulla montagna. Stiamo discutendo con i tecnici e con gli amministratori perché pensiamo che questa possa essere davvero la volta buona. Siamo convinti che il 2016 possa essere l'anno del rilancio perché si potrà ottenere questo nulla osta definitivo e quindi si potranno iniziare le attività e i cantieri. Siamo molto
attenti a quello che succede, perché questo è un tema cruciale per il rilancio dell'economia, perché dal rilancio del Terminillo potranno venire benefici a tutto il territorio provinciale. Bene, io ringrazio il sindaco di Rieti e nel ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ricordo che possono intervenire mandando domande e quesiti alla mail sindacoonline@rietinvetrina.it. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata.